Professor Ruggeri, quali sono le condizioni che precedono uno stato di malattia? C'è un passaggio tra la normalità e la patologia? Sì, specialmente la psicologia contemporanea si è resa conto che un'eccessiva psichiatrizzazione della problematica della sofferenza finisce con l'essere schematica e non cogliere proprio questo passaggio tra normalità e patologia. C'è una grande area in cui il disagio personale, la gestione di emozioni, eccetera, rappresenta il passaggio, se coltivato in un certo modo, verso vera e propria trasformazione patologica, sia cosiddetta psichiatrica, sia cosiddetta psicosomatica. In questo quadro acquista sempre maggiore importanza il ruolo della corporeità in questo passaggio. Perché si pensava che il corpo fosse soltanto un esecutore meccanico di progetti elaborati nel cervello. In realtà la corporeità mette in scena, sul piano fenomenologico, sul piano espressivo, ciò che sono i programmi interni. E quindi questo ruolo del corpo di messa in scena dell'io, della propria interiorità, è un punto di passaggio importantissimo e va studiato. Quindi la struttura dell'io, che abitualmente si considera puramente psicologica o tradizionalmente come un dato già psicologico, è per sua consistenza naturale psicofisico, strutturalmente. Quindi, mentre c'era un'antica discussione tra mente e corpo, si capisce che l'io è una sorta di scultura vivente. E come in una scultura, la componente materica ha un significato e l'elaborazione di questa materia ha un significato anche psicologico. Pensiamo alla scultura di Michelangelo, tanto per essere più semplici. E così le tensioni muscolari hanno una funzione meccanica di organizzazione della posturale, ma contemporaneamente hanno un significato fortemente psicologico perché diventano autosegnali dell'io, di presenza, perché il corpo gli dice che lui è presente, e diventano il tramite dei vissuti, delle emozioni. Quindi è tutta un'area di psicologia che viene messa in gioco attraverso l'attività corporea. Ora, io penso che ci sono situazioni non direttamente patologiche, ma in cui, per esempio, passaggi dalla pubertà alla giovinezza oppure nella terza età, situazioni in cui il corpo va incontro a certe fragilità strutturali. Allora è necessario creare degli adeguamenti al dialogo interno tra l'io consapevole di se stesso e il proprio corpo e le sue possibilità. Allora, che cosa viene fuori? Che io in età avanzata posso gestire il mio corpo come se avessi 20 anni e non c'è questa convivenza psicofisica importantissima in cui capisco anche dei limiti al mio corpo per aumentare la sua possibilità espressiva. Quindi lavorare sul corpo aiuta anche a comprendere le proprie emozioni. E certo, lavorare sul corpo dà spazio non solo a comprendere, ma anche di gestire le proprie emozioni. Perché il corpo dà in qualche modo la stabilità e la sicurezza all'io. Noi, pur avendo 70 anni o 50 anni o 30, abbiamo una sorta di continuità di esperienza, nel senso che l'io crede di essere se stesso, tranne cambiamenti epocali, piccoli eventi o grandi eventi, ma c'è questa continuità nel tempo dell'io che è anche affidata dal modo con cui gestisce il proprio corpo. Però può fermarsi a degli schemi di autorappresentazioni che non seguono questa evoluzione corporea, che non hanno un dialogo con la propria corporeità. Quindi lei lavora con persone di qualsiasi età, con la danza terapia? Sì, con la danza terapia, perché la danza terapia consente al corpo di esprimersi. Però ci sono in agguato alcune difficoltà. Certi orientamenti della danza, per esempio del balletto classico tradizionale, presuppongono un orientamento che crea sforzo e tensione e non sempre è in grado di portare alla soluzione delle tensioni. Quindi, è necessario avere una concezione psicofisiologica anche delle tensioni in rapporto alle funzioni dell'io. Questa è un'ottica relativamente più moderna, per cui la danza è comunque liberatoria, tutte le culture hanno la danza. Possiamo pensare che anche una ninna nanna in cui si culla il bambino è una sorta di danza contenuta, circoscritta, che è pedagogicamente utile per lo sviluppo e la differenziazione del bambino. Però anche la danza liberatoria
purché si abbia attenzione a questo gioco continuo di aumento di tensione e di soluzione delle tensioni. E questo non è ancora entrato pienamente nella cultura psicofisiologica che si prepara ad approfondire le tematiche di intervento terapeutico, trasformativo attraverso l'arte. Non è ancora entrata nella cultura dell'intervento, però secondo la sua esperienza le malattie, diciamo, psicosomatiche, se così si può sì. dire, sono in aumento? Le malattie psicosomatiche, le malattie sono molto in aumento per agiscono molti fattori, fattori di stress, fattori lavorativi, la perdita di un posto di lavoro, non è che uno debba cercare le ragioni più antiche della propria infanzia, quelli agiscono come stress immediato, quindi tutti questi fattori convergono in questo unico essere che è l'io. Quello che bisognerebbe curare un po' di più nelle danze terapie e nelle arti terapie in genere è il rapporto con la individualità specifica di quel determinato soggetto, cioè quello che lui è, come organizza le sue tensioni, come organizza le sue emozioni. E quindi la danza terapia fatta in modo puramente meccanico, di piccola formula, qualche volta, raramente, ma può essere dannosa. Invece una danza terapia che tiene conto delle modalità abituali di gestione della propria corporeità, del proprio modo di essere, cioè individualizza e pedagogizza il lavoro, è sicuramente molto arricchente. Ci sono dei disagi particolari per cui la danza terapia può essere di aiuto? Sì, dunque anche questo è necessario un superamento della concezione puramente psichiatrica nosografica, cioè che etichetta questo come depressione, questo come fobie ossessive, queste come forme d'ansia. La rivisitazione della psichiatria presuppone una riorganizzazione del corpo, una comprensione dell'organizzazione del corpo. E quindi anche qua, nella depressione grave, può essere che questo aiuti in qualche modo a portare fuori queste tematiche, per esempio aggressive, latenti, tenute forti, perché si pensa che la depressione sia legata anche a inibizione forte dell'aggressività, della propria aggressività. Oppure nell'ansia si comincia a dare uno sbocco a questa indeterminatezza di ricerca, di soluzione del proprio agire, dei propri programmi, della propria esistenza. Ecco. Più che dire in quali malattie può essere efficace, è necessario che il futuro danza terapeuta abbia un occhio abbastanza preciso sulle componenti individuali di quella patologia, come queste appaiono nella loro corporeità. Allora, ansia, stati di panico, per esempio. Molte volte si ricorre alla farmacologia, che in molti casi è più che utile, utilissima, ma noi sappiamo che stati di panico molte volte si risolvono prendendo coscienza del proprio corporeità e del proprio spazio e stabilizzandosi nell'ambiente. Tante volte mettere soltanto i piedi per terra risolve uno stato di panico, perché questo nasce dall'incapacità o l'incapacità del soggetto di trovare dove andare, che cosa fare, dove è sospeso. E questo è sempre più frequente, questi attacchi di panico sono sempre più frequenti. Sì, anche tra i giovani. Anche tra i giovani. È abbassato molto, mi sembra, l'età. Per cui questo ruolo pedagogico generale si sostituisce a quel concetto antico, con tanto di formalizzazione nelle scuole, di educazione fisica, che invece diventa banalmente giocare a pallavolo per gli insegnanti più illuminati, fare dei salti. Invece si tratta di educare il corpo anche attraverso l'espressività della danza, per esempio, dell'arte, però non come per comportamento, performance staccata dal nucleo della persona, come una fioritura possibile della personalità. Questo è il nuovo orientamento che noi cerchiamo di sviluppare il più possibile. Perché, se capisco bene, con la danza terapia l'obiettivo non è quello di creare un prodotto bello, ma è liberatorio. Liberatorio rispetto. Liberatorio, riequilibrante o orientante, ristrutturante. Ecco, questa ristrutturazione in funzione dell'io e della sua possibilità espressiva. Ecco, questo. Sì. Un'ultima domanda, quindi volendo riassumere, si può dire
che rispetto a uno stesso evento stressante, la perdita del lavoro, un lutto, c'è chi può reagire con mal di stomaco, chi con mal di testa, mal di schiena, e quindi l'intervento soggettivo va ad agire proprio su queste zone del corpo sì. specifiche della persona. Sì, a parte la reazione generale allo stress, è la risposta stress. No? Questa è la risposta a stress. Non vorrei che si banalizzasse il peso di queste risposte stress alle situazioni ambientali socioculturali. E queste sono importanti, ognuno ha il diritto dovere anche di collocarsi in quest'area con consapevolezza. Però contemporaneamente creare una formazione che abbia questo tipo di ottica e anche questo tipo di sviluppo secondo me è fondamentale. E quindi sì. Non vorrei che si pensasse che la danza sostituisce un posto di lavoro che manca, ecco, questo sarebbe una presa in giro, ma creare una pedagogia della maggiore sicurezza ti pone nei confronti del mondo e anche delle possibilità di ricerca, del lavoro, di piccole soluzioni in atteggiamento leggermente più sicuro e più stabile. Lei si sta interessando anche delle persone anziane sì. con la danza terapia? Sì, danza e teatro terapia. Anche nel campo della danza c'è stato questo progresso, pensiamo a Pina Bausch per esempio, in cui ha inventato il teatro danza, in cui la danza è anche elemento di narrazione. Allora diventa interessante se gli anziani, educati ad una ginnastica soft, possono modulare il proprio corpo secondo progetti di figure, di formazioni, di espressività, che tiene conto anche delle loro capacità espressive e narrative, perché nella danza c'è anche l'elemento di narrazione, dei fatti che succedono, non soltanto la meccanica di seguire la musica, che già di per sé è molto complessa e dà luogo a tante differenze individuali, espressività e performance. Però negli anziani fare questo tipo di lavoro, di condurli, di tirar fuori le loro risorse positive, però adeguate al livello di maturazione fisica che loro hanno o di limite. Il limite è importante e noi vediamo il limite soltanto da un punto di vista patologico come qualche ostacolo all'espressività, ma la consapevolezza del limite consente invece di poter superare parzialmente l'ostacolo creando dei contesti espressivi diversi. Sviluppo. Essenzialmente sviluppo. Okay. Va bene, io la ringrazio molto, professore. Bene, arrivederci. Arrivederci.